pleasure for me as well. I'm Alex with Senseworks company that me and Omega Technology with Nikos developed the toolkit. We did the hardware part that you can see here, and Nikos did the cloud part, that's the web interface. And together we will demonstrate the toolkit to you as well. Lui è Alex, della società Senseworks, e si è occupato della composizione del toolkit. In particolare lui si è occupato della parte hardware, che è quella che vedete sul tavolo, mentre Nikos, che adesso è più vicino a me, è il coordinatore di progetto, con Omega Tech ha sviluppato la parte, diciamo, software, quindi il cloud e anche il sito con cui i sensori comunicano. Hello to everybody. I would like first to thank Tandem and all the people for Tandem for the organization of this meeting and yesterday's consortium meeting, and all the work they have done till now on the project is very helpful, and they contribute more than the proposal, what the proposal says. Sta mentendo dicendo che ci ringrazia per l'organizzazione e anche per il lavoro che abbiamo fatto sul progetto, che era molto più di quello previsto, diciamo, dal progetto stesso. Okay, I will say very quickly some things about the two technical components in the consortium. Adesso vi darà una presentazione abbastanza rapida delle due dei due partner tecnici del consorzio. I represent here Omega Technology. It's a company in the software house in Greece, employs 16 permanent personnel, and the main offices are in Athens, but we have offices in another two places around Greece. Lui appunto di Omega, perché è una dei partner tecnologici del progetto, che si occupa sostanzialmente di sviluppo tecnologico e sviluppo software, e ha sede sia ad Atene che in altre due parti della Grecia. This is the field that the company is active. We work for projects in culture, education, assisted living and custom software. Questi sono gli ambiti in cui la società lavora, che sono fondamentalmente cultura e turismo, l'istruzione, la robotica e i sistemi per la vita assistita e lo sviluppo appunto di software e piattaforme web. And some of our latest products are a storytelling platform, mobile guides for touristic and cultural information, 3D games for different organizations, serious games, and some in the cultural representation of ancient archaeological places and monuments. Fra gli ultimi prodotti che hanno sviluppato abbiamo delle piattaforme per lo storytelling, delle guide, principalmente guide turistiche per cellulare, dei giochi in 3D anche, diciamo, che simulano argomenti un po' più seri, quelli del videogioco tradizionale, la rappresentazione 3D di monumenti e musei, quindi ancora nell'ambito del turismo e della cultura, e la promozione degli archivi digitali. Is active in European national research projects. We are part of four projects in Horizon 2020, and of course the CARE project in Erasmus Plus. Okay, Omega Tech ha un'esperienza abbastanza consolidata nella partecipazione di progetti europei, e quelli più recenti sono quelli che vedete nella slide, e manca ovviamente CARE. Okay, the second company, Senseworks. Senseworks is a much younger company than Omega, so we just have to do with hardware and developing solutions based on sensors for home automation and business automation, and this time for educational purposes. Senseworks rispetto ad Omega lavora di più sulla parte hardware, e in particolare su quella che noi definiamo domotica, diciamo, comunque sui sensori anche per ambiente domestico e l'automazione di alcuni processi anche in ambiente lavorativo. We have developed some sensors already that have to do with smart garden solutions, just to know when
your garden has been watered or not, the plants should be okay, or should you take measures about that? Ok, questi sono alcuni dei sensori e degli strumenti che hanno sviluppato ultimamente. And for your home as well, to take measures against flooding, just a sensor that can let you know if there is water leakage at places. Ok, ci sono sensori che riguardano, ad esempio, la misurazione dei flussi di acqua per evitare, ad esempio, che si allagano gli appartamenti, le abitazioni. Poi abbiamo anche sensori che riguardano la localizzazione all'interno di ambienti domestici. These were our two first sensors, so they're simple compared to our last solution that has to do with indoors location. It works like the GPS works outside, so that you know where you are, but for indoors places. L'indoors location, il sistema quindi di localizzazione interna è un po' più complesso rispetto ai due che vedete invece sulla vostra destra della slide, e permettono appunto, come ho già detto anche prima, la localizzazione in interno tramite Wi-Fi. Via Wi-Fi? Well, the first two sensors are only Wi-Fi based, the last one combines Wi-Fi with the Bluetooth technology. Mentre ho sbagliato, quelli a destra usano solo il Wi-Fi, mentre quello a sinistra è un po' più complesso perché utilizza il Wi-Fi in combinazione con la tecnologia Bluetooth. Okay. Let's go to the Kerber project. In the Kerber project we developed the toolkit used by for training purposes, but can also be extended to use in the real life conditions. Adesso illustreranno il toolkit sviluppato per il progetto Gabber, che è pensato come un toolkit da utilizzare in ambiente formativo, ma può essere chiaramente utilizzato anche in situazioni di vita reale. The main parts of this toolkit in terms of hardware are smart watches that you see here, a Raspberry Pi module, some beacons, and the other sensors controlling door opening or motion inside in an area. I componenti principali del toolkit, come vedete, sono gli smartwatch che abbiamo anche qui, i beacons che sono in italiano, forse li chiamiamo sassolini, sono comunque dei ripetitori sostanzialmente, e il Raspberry che è il sistema di controllo, quello che coordina un po' tutti. E i sensori, in questo caso, di inclusione per le porte. Forse ne abbiamo anche uno qui da te. Ok. There are two main parts in this toolkit, the hardware and the software. The platform that you control the messages from the sensors. Abbiamo due parti principali, che sono appunto quella software e quella hardware, dove quella software è la piattaforma di controllo appunto dei sensori del toolkit. And our main goal is to this toolkit to be plug and play and easy to install, because we want the people to use it in a training class, so no expertise technical to be required in order to be installed and run and used during the training. L'obiettivo principale quando hanno sviluppato questo toolkit era che questo fosse plug and play, cioè che non richiedesse particolari abilità o conoscenze informatiche per l'installazione, ma fosse quindi praticamente pronto all'utilizzo in modo da poter essere più facilmente usato anche in ambiente formativo. Why this toolkit was proposed among the Kerber courses? Is that we want to introduce to caregivers the new technologies through hands-on experiences. We want to help them understand some basic functionality about all these assisted living technologies, like they use wireless networks or other technologies that they will learn some basic things about these. Gli obiettivi principali del toolkit sono quelli di introdurre
comunque far familiarizzare i discenti, in particolare chiaramente chi svolge il lavoro di assistenza con le nuove tecnologie, e aiutare a comprendere alcune funzioni base di queste nuove tecnologie. And then the other goals of this toolkit is that they should understand that there are some barriers when they are going to install such solutions that have to do with the particularities of the living environment in its case. Un altro degli obiettivi è quello di far comprendere alle persone che seguono il corso le varie problematiche che possono essere presenti nell'installazione e nell'utilizzo del toolkit, perché dovute ai differenti ambienti in cui questo può essere utilizzato. And the last goal is to use the toolkit in some case studies that they will work during the courses, and make some rules using the platform and test how it works and how it can help them in their work with the beneficiaries. L'ultimo degli obiettivi era chiaramente quello di mettere in condizione gli operatori di poter comprendere e sapere impostare alcune regole di base, come ad esempio quella della personalizzazione delle regole, per garantire un miglior benessere al beneficiario, quindi all'utente finale, che è la persona assistita, diciamo così. Ok, some screenshots to give you a very abstract overview of the platform. In the platform you receive alerts when something is not as it should be, or you have created a rule that you want to get alerted when the parameters of this rule are satisfied, then you receive alerts, like here. We have placed the rule and we have an alert for this rule. Adesso vediamo alcune schermate del sistema che governa il toolkit. Come vedete, noi abbiamo un sistema basato su degli allarmi, degli alert, che vengono attivati nel momento in cui avviene qualcosa al di fuori della routine che rompe una regola personalizzata che noi abbiamo messo nel sistema. Come vedete, oltre al numero di allerte presenti nel sistema, abbiamo anche il tipo di regola che è stata infranta e la localizzazione del sensore da cui proviene l'allerta. If you see, there are three main parts in such an in this toolkit. It's the areas. When we have a living environment, a house, for example, we have the different rooms of the house, and we have the persons living in this house. It can be more than one. The toolkit support more than one persons. If you have a husband and wife living in a house, for example, we can have separate rules for each of one of them. Come potete vedere nel cerchio abbiamo identificato le tre, diciamo, coordinate principali del sistema, che sono la presenza di aree, quindi nell'esempio di una casa le varie stanze che compongono questa casa, e le persone, perché il sistema, il toolkit può essere applicato su più persone. Sempre nell'esempio fatto da Nikos della casa, abbiamo un marito e una moglie che possono essere monitorati ma con regole diverse. This is an example of how we set up a room in a platform. And when we see information about this room, we see when was the last time, for example, the door was open or closed, and when was the last time that someone moved inside this room. Questo è un esempio di come vengono impostate le regole che governano i sensori, quindi anche gli alert che i sensori mandano. Quindi in questo caso possiamo dire che abbiamo una camera e l'area sotto mostra praticamente una specie di storico, per cui noi su un sensore di localizzazione possiamo vedere lo storico, mentre sul sensore di movimento abbiamo l'ultima volta che qualcuno si è mosso nella stanza, e sul sensore della porta l'ultima volta che la porta è stata aperta.
And when we add the new rule, we set the conditions that we want to be a trigger, we want that trigger this rule. And for example, here we say that when the motion sensor is on the whole day, because we can set up from what time till what time we want this alert. Mm-hmm. And what is the importance of this alert? Maybe it's just an information or it's a red alert because it's something that is dangerous for the beneficiary. Don't think only for like Sam's kitchen and bedroom, but maybe in an area, in a living area, or an institution or some supported living residences. We have the place where the equipment is stored, mm-hmm. or places that the residents shouldn't visit or shouldn't visit during the night, for example. La schermata mostra il metodo con cui vengono applicate e create nuove regole per un sensore. Come vedete, noi abbiamo un tempo di partenza, che in questo caso per esempio è da 0 a 24, quindi un monitoraggio continuo, lo stato del sistema che è in enable, quindi è attivo, e di fianco il valore che noi diamo a questo sensore, ovvero noi potremmo avere un valore basso, come in questo caso per sensori le cui notifiche sono poco importanti, diciamo così, e invece impostare il sensore per esempio su massimo stato di allarme, perché nell'esempio di Nikos noi non dobbiamo pensare solo a una cucina o una camera da letto, ma potremmo pensare a un ambiente di lavoro dove abbiamo dei magazzini o comunque delle attrezzature pericolose, lo stesso per esempio per le residenze protette. Or for example, if you don't want someone to visit the room of another residence. Ad esempio per le residenze potremmo impostare un livello di allerta abbastanza alto per il caso in cui noi non vogliamo che un ospite visiti la stanza di un altro degli ospiti della residenza. And for this example I just mentioned, we have the rules for the persons. The persons wear these watches and we have the beacons, so we can set a rule to a person that when this person reads this beacon, we have an alert. So when the person moves to this place where this beacon is, we will get an alert that this person is at this place. In questo esempio possiamo vedere che è stata impostata un'allerta relativa alla presenza di Sally nella cucina. Sally indossa uno degli smartwatch che stava anche sul tavolo. Nel momento in cui il sensore dello smartwatch incrocia il sensore posto in cucina, dico posto in cucina, parte un'allerta che dice al sistema che Sally è entrata in cucina. The thing is that you don't need to install with some technical expertise this system in a residence. All these stuff are stickers, or you can place them on a table somewhere inside the room. E la cosa interessante è che per installare questi sensori non serve una particolare abilità tecnica, perché ad esempio i beacons sono degli adesivi o possono essere comunque appoggiati in una qualsiasi parte della stanza. Ok, now we're going to try a live example because all these are a little boring. E adesso vedremo una dimostrazione pratica, un esempio dell'utilizzo dei sensori. Now we are in the online in the toolkit, and we see that there are not any alerts at the moment. Okay. Now Alexandros, I will try the door sensor just first. If we can make a presentation of this. Mm-hmm. What is the watches? So first, this is the heart of the toolkit. Adesso praticamente ci daranno una spiegazione del sistema del toolkit. Quello che aveva in mano è praticamente il cuore del toolkit. This one. It connects to Wi-Fi so that the data it receives from the sensors can reach the platform, the online platform. Ok, si connette al Wi-Fi in modo che i dati che provengono dai sensori possano comunque essere inviati alla piattaforma, che è quella che vedete a schermo, che è online adesso. Infatti adesso vedremo dalla
sperimentazione che facendo dei movimenti Alessandro noi avremo comunque a monitor gli allerte che aumentano. And also uses another wireless technology, which is called Zigbee, to connect to various sensors. Right now, for the demonstration, we have a door sensor and a motion sensor. Okay, per la demonstrazione adesso utilizzeremo un sensore per la porta e un sensore di movimento. Okay. And for the rest of the toolkit uses the Android watch. With beacons, the Bluetooth beacons that we said, they communicate with Bluetooth between them so that the Android watch knows where it is. And then Wi-Fi again sends the data to the customer. Okay. Il resto del toolkit è composto da uno smartwatch che comunica con Bluetooth, con i beacons, in modo ci hanno spiegato di non consumare tanta batteria. E utilizza comunque anche esso lo smartwatch ha una connessione Wi-Fi in modo da poter inviare dati al sistema. So right now if I open the door like that, adesso. Nothing happened. Ok, adesso Alexa ha aperto la porta e non è accaduto niente al monitor, perché? And that's because the flow of the data goes like that. This sensor communicates with this, the core of the system, and then this just sends the data there. Ok, il flusso dei dati, delle informazioni funziona con il sensore che comunica con il core del sistema, il Raspberry, che comunica a sua volta con il sito. So we didn't get an alert because there was no rule enabled yet on the platform. Ok, non abbiamo avuto nessun segnale di allarme perché le impostazioni del sistema erano disabilitate. Adesso abilitandole. Yes, if you see there, it's disabled. Yeah. I will do it enabled. Adesso che abbiamo abilitato la regola sul sensore porta. And if Alexandros. Alex aprirà di nuovo la porta. E come see, vedete. We have an alert that the door is open because we have set an alert. Have set the system to receive an alert. Siccome che abbiamo impostato il sistema e abbiamo attivato il sistema di allerta, adesso che Alessandro ha fatto finta di aprire la porta, il sistema, come vedete, registra che alle 13.03 è stata aperta una porta. Every time the door opens, a new alert arrives. Ogni volta chiaramente che Alessandro muove il sistema, il sensore apre porta, arriva una nuova alerta. Yes. Next example we'll try with the location. Alex will These beacons we chose them because they're easy to install everywhere. They're standalone beacons and they don't really break because of the material they're made of. Quello è uno dei beacon che vengono utilizzati dal sistema, che insomma è stato scelto anche perché presenta dei vantaggi dal punto di vista dei materiali, può essere indossato, messo in tasca. So to demonstrate that I will take a beacon and give it to one of you. Ok, adesso per fare questa dimostrazione darà uno dei beacon a qualcuno del pubblico. And then Nikos will set the rule online and an alert will you will see an alert once I come next to the person. Ok, dopo che avrà dato il beacon a qualcuno, Nikos imposterà un'allerta nel sistema che vedremo funzionare in base ai movimenti della sensore. Adesso Nikos attiverà la regola impostata. And the rule says that Alex is near the green card because over this beacon is a green card. E quindi il sensore dice che Alex si trova vicino alla macchina verde perché sul beacon che è stato consegnato al pubblico è disegnata la macchina verde, quindi il sensore ha questo nome per ora. This changes all the time.
in a room with the residents, and when Alex visits this room, an alert will appear. Nella simulazione, come vedete, sono portati varie volte i segnali di allerta perché Alex si è avvicinato più volte al sensore. Voi dovete immaginare che nella realtà questo sensore potrebbe essere posto in una qualsiasi stanza della residenza per simulare così i movimenti di Alex. And if I just go away again, the alert will stop. E nel momento in cui Alex si allontana di nuovo, dovrebbe partire una nuova allerta. Dovrebbe scomparire. Ah, dovrebbe scomparire, scusate.